Appuntamento di rilievo per il mondo del vino abruzzese. Si è svolto a Francavilla il Gran Galà Esperienze di Vite Abruzzo per la presentazione della Guida Nazionale dei Vini dell'AIS. A curare la sezione dedicata all'Abruzzo è stato Luca Panunzi. Sono presenti 74 cantine, l'anno scorso ne erano 58, abbiamo 34 vini che per noi è il massimo riconoscimento, e cioè tutti quei vini che hanno superato 91 centesimi di qualità. Poi abbiamo 4 vini che sono gemme, e cioè 4 vini che hanno superato i 95 centesimi, quindi parliamo di alta qualità. Sono di più quest'anno le aziende abruzzesi? Sì, sono di più e andiamo molto fiero di che l'AIS Italia ci ha concesso questa opportunità di avere più spazio sia sulle guide cartacee che sull'app. E poi volevo precisare che non faccio tutto da solo, ho una squadra di degustatori sul territorio, ne sono 12 che fanno tutto il lavoro iniziale e quindi di catalogazione, di assaggi alla cieca, e poi i campioni che superano i 90 centesimi, 91 in realtà per noi, vanno in finale e vado io con la seconda bottiglia, riassaggiamo e vediamo come siamo combinati con i premi. Angela Di Lello, presidente regionale AIS, è sempre una grande giornata quella della presentazione della guida in Abruzzo. La nostra presentazione della guida 2024 per quest'anno è davvero straordinaria. Abbiamo tante novità ed è sempre bello ritrovarsi a festeggiare questa occasione con tutti i produttori e tutti i nostri soci AIS Abruzzo. Per quanto riguarda le novità di questa guida, tre simboli nello specifico: la foglia, che va a raccontare un progetto ecosostenibile e la sostenibilità ambientale; il secondo, il simbolo, è la torre, che va un po' a identificare il paesaggio, tutti i monumenti storici che sono nelle vicinanze delle cantine; e poi un altro bel simbolo che è la chiave, che per noi rappresenta i vini passepartout, quei vini facili da abbinare e che troviamo sempre nelle carte vini e che noi sommelier nei nostri ristoranti riusciamo a collocare al meglio per far contenti i nostri clienti. Ad aggiudicarsi l'ambito Tastvin è stato il Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018 dell'azienda Masciarelli, premiato anche nell'ambito delle quattro gemme insieme al Trebbiano d'Abruzzo 2019 di Valentini, al Montepulciano d'Abruzzo Colline Terramane Oinos 2019 di San Lorenzo Vini e il Trebbiano d'Abruzzo Emidio Pepe 2021 di Emidio Pepe.